Cosa sta facendo per il centro storico che in condizioni pietose è disagiato? Cosa si sta facendo per il centro storico di Napoli? E mi riferisco in particolare, volevo sapere se pensate di pedonalizzare i decumani, ad esempio, che potrebbe essere comunque una soluzione non solo al discorso del traffico, ma all'afflusso dei turisti di cui il sindaco spesso parla di aprire la città ai turisti. Volevo sapere il nuovo piano previsto per il centro storico per quanto riguarda la ZTL nei prossimi mesi. Allora, sindaco, una domanda, perché fare tipo delle vie come via Roma, renderle magari pedonali o limitate al traffico mentre via dei tribunali, cioè non ci si può dare un passo che spuntano macchine e motorini ovunque? Rispondo a diversi cittadini che mi chiedono del centro storico. Il centro storico anche si sta facendo un lavoro, vorrei ricordare un lavoro impegnativo, costante, la notte d'arte, il successo che c'è stato, l'enormità di turisti, le aperture di chiese, basti solo poi pensare per quanto riguarda i tesori del centro storico, l'apertura che abbiamo fortemente voluto del complesso di San Domenico Maggiore, in cui c'è una mostra molto bella, la mostra dell'impossibile, i turisti sono tornati tanti, secondo me si devono rafforzare ancora di più le pedonalizzazioni del centro storico, penso a Via dei Tribunali che ho fortemente voluto, ma anche altre vie adiacenti. Penso alla possibilità agli esercizi commerciali, alle attività economiche di poter avere l'utilizzo degli spazi pubblici per mettere tavolini, ovviamente con decoro, in modo che si possa rispettare l'ambiente, che poi ci aiutino magari adottando piccoli pezzi di strada a tenere aiuole, fioriere, a migliorare lo spazzamento. Quindi sono favorevole ovviamente che nel centro storico ci siano soprattutto aree pedonali e che le autovetture possano circolare molto poco. A breve ci saranno dei bus elettrici che collegheranno il centro storico ad altre parti della città in modo da favorire sempre di più l'afflusso di turisti e cittadini nel cuore della nostra città. E poi nel prossima primavera estate ci saranno tantissime iniziative in tutta la città, ma in particolare il centro storico, dove ci sarà un maggio dei monumenti particolarmente ricco, e mi fa piacere aver constatato dati che gennaio-febbraio, dove in genere molti esercizi chiudevano perché non c'erano turisti nella nostra città in questi due mesi, c'è stato un boom di turisti non solo a Natale ma anche a gennaio-febbraio, quindi vuol dire che l'economia della nostra città sta crescendo proprio sotto il profilo del turismo e del turismo del centro storico in particolare.